lasciate adesso che vi mostri due case. Sono due case abbastanza famose che sicuramente avrete mai avuto occasione di vedere. Il primo, 1793, Olio su tela, Porte di Marat. Jacques David, uno dei capolavori del periodo del Settecento e del periodo della Rivoluzione francese. L'altro, Bernini, L'estasi di Santa Teresa, ordinariamente custodita nel luogo d'origine, Santa Maria della Vittoria, siamo nel 1654. Cosa hanno in comune questi due oggetti? Niente. Ebbene, dalla prima fine in poi immagino vi domanderete per quale motivo ve li ho presentati. Partiamo da Jacques David. Come dice lo storico Argan, il motivo del fondo nero rappresenta in realtà la morte, il passaggio del protagonista Marat dalla vita all'altra vita o alla morte, intesa come fondo nero. Allo stesso tempo, un foglio in mano. È una lettera di cambio che sta per essere spedita a una famiglia bisognosa durante il periodo della Rivoluzione francese. L'altro è il personaggio, morto all'interno della vasca da bagno, per la precisione, assassinato. Questo quindi, Jacques David, in realtà è un manifesto politico in arte. Denuncia un fatto, sancisce un eroe, celebra un eroe della Rivoluzione, ma allo stesso tempo denuncia la vigliaccheria del suo assassino. È un oggetto estetico che parte dal presupposto di avere anche un suo significato, ma che rimane parallelo ad esso. Non si evolve, non cambia, rimane sempre lo stesso. Il discorso è diverso invece per quanto riguarda l'estasi di Santa Teresa. Beh, qui la cosa evolve diversamente perché? Perché per il processo di secolarizzazione dell'arte sacra il concetto iniziale di ricordare uno dei momenti più importanti della storia della cristianità cambia. L'oggetto estetico prende il sopravvento, noi adesso lo prendiamo in considerazione più per la bellezza estetica, ma questo per il processo di secolarizzazione sì, ma anche di teatralizzazione dell'arte sacra, tutto cambia, tutto si trasforma in un processo molto complesso, ma per il quale una parte prende il sopravvento sull'altra, e in questo caso la parte quella estetica. A questo punto c'è da domandarsi se è esistito un oggetto che la sua estetica è andata a pari passo con il suo significato, un caso in cui un oggetto con un suo significato ha ceduto il passo all'estetica, è mai esistito un qualunque oggetto che ha perso la sua concezione estetica guadagnandone il significato? Nel 1899 un signore baffuto inglese, per esattezza Elgar, il suo nome, fu musicista della corte reale inglese e nel 1899 compose delle variazioni per orchestra, le variazioni Enigma. Tali variazioni partono da presupposti esclusivamente estetici e di carattere di gusto musicale. Ma una variazione in particolare, la Nimrod, acquisì un altro significato. Ebbe da una parte talmente tanto successo durante la prima, che con il secolo successivo, il Novecento, acquisì un altro significato. Divenne il simbolo del Remembrance Day, che è la seconda domenica di novembre. Momento, giorno, in cui vengono ricordate tutte quante le vittime della prima, la seconda guerra mondiale e tutte le guerre che succederanno ad essa, fino ai giorni nostri. Quindi è l'esempio di un oggetto estetico che ha ceduto il passo a un significato, mantenendone naturalmente la sua bellezza, che ora vi farò ascoltare.